ora sulla sinistra con il cross in mezzo nella zona di Fofana, anticipato dall'intervento in presa alta di Thomas, ad avanzare il Mazzara recupera palla con questa bella iniziativa di Cesar che mette in avanti per Fernandez Castro, poi la palla messa in mezzo, arriva la deviazione del numero 2 Cristian Costa, in Camara che può partire in velocità, ha tanto spazio davanti a sé, salta Sheriff, poi la lascia lì per Federico che entra quasi in area di rigore, entra in area, poi la lascia per Fernandez in sinistro e il Mazzara passa in vantaggio al quarto minuto di gioco. Grande assist di Federico, grande iniziativa del numero 4 Salvatore Federico, sinistro violentissimo di Edson Fernandez Castro che sblocca la gara con questo sinistro imprendibile per Carnevale. In avanti per il numero 11 Cubi. Adesso rischia la difesa del Cus con Federico che si riapprova di un pallone vagante. Prova a mettere in mezzo per Gomez, arriva la chiusura proprio di Carollo. Di Gomez. E così infatti Ventrone mette in mezzo, i centimetri sono quelli di Camara. Il pallone, Cus che adesso riparte sulla sinistra ma sbaglia l'appoggio il numero 11 Cubi con Camara che serve proprio l'Amraoui, si alza la bandierina del guardaline. Avanza il capitano del Cus che poi prova a servire verticalmente Fofana che si libera con una finta di corpo di Longo, prova a scagliare il destro. Adesso il Cus prova a riproporsi in avanti sulla zona destra, entra in area il numero 8 Sheriff. Bertoglio preferisce mettere in mezzo nella zona di Alambraui che prova il sinistro al volo. Bravo il capitano del Mazzara a tenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco, poi palla messa in mezzo per Gomez che incredibilmente si divora un gol a porta praticamente sguarnita che va a contrasto con Semeraro, vince il contrasto col diretto avversario, il tiro di Fofana. Ventrone per il Mazzara, Episcopo per il Cus, palla messa in mezzo, è pronto Thomas, Traoré, palla in avanti a cercare l'inserimento di Cubi, troppo lancio in avanti da parte di Cesar all'indirizzo di Camara, vedremo se riesce a tenere il pallone in campo, mette il pallone in mezzo, l'intervento in tuffo, studia il piazzamento dei compagni Cesar che adesso lancia in avanti Ventrone, arriva in anticipo sul portiere. Rimessa laterale già battuta dal Cus contro Ore che fa secchi due avversari, poi serve centralmente Sheriff. Sheriff in avanti per Fofana, la chiusura decisiva da parte di Thomas. Raui controlla e mette palla a terra, poi allarga a memoria sulla destra per Camara che ha tutto il tempo di ragionare. Camara mette in mezzo nella zona in cui c'è Touré che arriva sul pallone, poi però arriva il fischio dell'arbitro. Probabilmente il numero 18 ha controllato con un braccio, Mazzara che sciupa dunque. Sari perde però il possesso del pallone, poi l'intervento in avanti da parte di Federico per Gomez, il palo da parte di Gomez. Claro che si appoggia a Touré, palla per Cesar che prova ad allargare sulla destra in maniera illuminante per Camara. Camara prova a saltare due avversari, prova il sinistro, respinge Carnevale. Cesar prova il lancio in avanti per Touré, saltato il numero 2 Costa, prova a mettere in mezzo Touré. E mette giù la sfera, prova a puntare il diretto avversario Ventrone, mette palla in mezzo, ci pensa però Cesar, preziosissimo in fase di copertura, guanta la sfera e adesso arriva il duplice fischio da parte dell'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi a prendere il cosiddetto tè caldo. Il Cus che prova a manovrare in questi primi istanti del secondo tempo con questo lancio in avanti all'indirizzo proprio del nuovo entrato Terrasi che si sbarazza prima del portiere Thomas e poi di Touré, ma fallisce una ghiottissima occasione. Adesso prova a riproporsi con Camara che vince il duello con il diretto avversario Piscopo. Camara entra in area, mette in mezzo El Amraoui nella zona in cui c'è Semeraro, il colpo di testa poi di Touré respinto dalla difesa del Cus. Provone in avanti con questa bella apertura di El Amraoui nella zona di Camara che mette giù il pallone, poi serve Gomez che può provare il destro, respinge Carnevale. Adesso Camara prova a servire in mezzo nella zona di Federico che era partito però in posizione di offside, si è alzata la bandierina del secondo assistente mentre si sgancia sulla destra Terrasi che viene prontamente servito con un lancio lungo da Carollo. Terrasi prova a portarsi in avanti, mette in mezzo il pallone, l'intervento in scivolata di Semeraro che Carollo se ne rimpossesse e mette in mezzo, la palla viene messa a terra in area di rigore da numero 7 Scozzari che adesso cerca la velocità di Touré, viene fermato Touré con un intervento irregolare, poi si allunga il pallone il numero 18
intervento che c'era sembrato nettamente antisportivo da parte del giocatore del Cus, non ha fischiato l'arbitro. Adesso El Amraoui finisce a terra, Sheriff finisce a terra a sua volta sul contatto di Cesar Mazzara, che protesta per l'intervento di qualche secondo fa, mentre il Cus è già battuto il calcio di punizione, già ripartito. Adesso duro contrasto sta succedendo un parapiglia qui a bordo campo, animi che si sono riscaldati all'improvviso. Mazzara aveva provato a ripartire con la velocità di Touré, che era stato nettamente placcato da Traoré. Adesso c'è un parapiglia qui a bordo campo con l'arbitro che sta faticando a rimettere tutto in ordine. Vedremo se ci saranno provvedimenti disciplinari da parte del direttore di gara, mentre c'è lo stesso mister Marino che prova a rimettere ordine, a dare una mano al direttore di gara. Adesso anche l'Amraoui prova ad allontanare qualche compagno di squadra. Sono scene che non vorremmo mai raccontare. Fondamentalmente si tratta di una partita di calcio. Direttore di gara, ripetiamo, sta facendo fatica a mantenere ordine in campo. Adesso va a colloquio con i capitani, con Sami El Amraoui e con Dario Carollo. Tanto nervosismo qui sul rettangolo di gioco dello stadio Nino Vaccara. Adesso l'arbitro va a confrontarsi con il primo assistente Florio della sezione di Agrigento, che probabilmente deve avergli detto di aver visto qualcosa. Adesso tutto il Cus a protestare nei confronti del guardaline, mentre l'arbitro, ripetiamo, sta facendo fatica a mantenere ordine in campo. Ancora non sono saltati fuori i cartellini, ma presumiamo che qualche cartellino salterà fuori. Il gioco è fermo ormai da due minuti abbondanti. Facciamo fatica a raccontarvi quello che sta succedendo. Non è certo questo lo spettacolo che vorremmo raccontare, amici sportivi, però anche questo succede purtroppo sui campi di gioco di categorie superiori. Purtroppo non è la prima volta che assistiamo a spettacoli del genere. Vediamo che tipo di provvedimenti prenderà il direttore di gara, che adesso chiede ai giocatori anche di allontanarsi e chiama a sé due calciatori. Si tratta di Bertoglio e di Piscopo, che era già ammonito. Secondo cartellino giallo per Piscopo, che dunque si becca il cartellino rosso. Cus Palermo, che quando siamo al 65esimo minuto resta in 10, rosso anche per Bertoglio. Questo francamente non l'abbiamo capito. Dunque seconda ammonizione per Piscopo, che al 65esimo lascia il Cus in 10. Rosso per Bertoglio presumibilmente a questo punto deve essere diretto, perché nel Mazzara non c'erano giocatori ammoniti e non capiamo come mai il giallo poi sia valso al numero 3 del Mazzara il cartellino rosso. Dunque entrambe le squadre al 65esimo minuto restano in 10 con le espulsioni di Piscopo per il Cus Palermo e di Bertoglio per il Mazzara. Arbitro che adesso vedremo se riuscirà a riportare l'ordine in campo. Adesso si avvicina alla panchina del Mazzara il direttore di gara. Cartellino giallo per mister Marino. Dunque anche mister Marino sul taccuino dei cattivi. Vedremo come si risistemeranno le squadre in virtù delle due espulsioni, ma ripetiamo, quando siamo al 67esimo minuto il Mazzara conduce per 1-0 grazie alla rete di Fernandez Castro al quarto minuto, ma le squadre sono rimaste in 10 per le espulsioni di Piscopo per il Cus Palermo e di Bertoglio per il Mazzara.
gioco fermo ormai da 5 minuti abbondanti, con l'arbitro che si avvicina nuovamente al primo assistente per confrontarsi nuovamente con lui, mentre in campo c'è anche un collaboratore del CUS Palermo che sta dando indicazioni. Si tratta del mister del CUS, Stefano Colombo, che stava dando indicazioni a qualche calciatore giallo-rosso-nero. Dunque forse finalmente si può riprendere a giocare. Alioto per Sheriff. Prova il lancio in avanti Sheriff nella zona di Terrasi, che aggancia il pallone aiutandosi però con un braccio a giudizio del direttore di gara. Ma adesso il Mazzara prova a riproporsi in avanti con il lancio di Camarà per Touré. Prova a mettere in mezzo il numero 18, l'intervento di Carollo Caracubi. Prova a mettere in mezzo il numero 7 del Mazzara. Stavolta è Touré che viene anticipato dall'intervento di Terrasi. Sare tre punti, il CUS che invece deve provare ad accelerare. Il colpo di testa di Semeraro respinto dalla difesa del CUS, poi ci prova Longo. Poi ancora una volta Semeraro al limite dell'area. Prova il destro, il numero 6 del Mazzara, che parte Taibbi con un bel destro che sibila di poco a lato, ma c'è stata una deviazione della barriera. Camarà prova a mettere in mezzo nella zona di Gancitano, che salta più in alto di tutti, esaltando i riflessi di Carnevale che salva i suoi. Sai, ancora Sheriff. Palla in avanti a cercare l'inserimento sulla destra di Terrasi. Touré. Sheriff salta Federico, poi la lascia lì per il numero 14 Spataro. La palla arriva direttamente tra le braccia di Thomas, che può bloccare. Mineo sul punto di battuta, prova a mettere in mezzo. Federico prolunga la traiettoria, palla che finisce direttamente in calcio d'angolo, ma non c'è più tempo quando siamo al 99esimo minuto, quindi dopo 9 minuti di recupero. Mazzara che in maniera faticosa ma in maniera concreta e cinica porta a casa altri 3 punti, imponendosi per 1-0 sul CUS Palermo.